Bentrovati, sempre più spesso saranno gli anni, sarà l'età che avanza, vi faccio una domanda ed è sempre la stessa domanda. Ma noi irpini, quanto conosciamo l'Irpinia? La risposta che mi sono dato pensando a me stesso innanzitutto, la conosciamo molto poco. Ed è anche per questo che ringrazio subito l'ospite di questa puntata di persone che è il preside Alfonso Cuoppolo. Alfonso, grazie per aver accettato il mio invito. Perché Grazie. ringrazio Alfonso Cuoppolo, il quale ha una storia bellissima, noi la racconteremo velocemente alcuni tratti naturalmente della sua storia, ma ringrazio Alfonso Cuoppolo perché negli anni da appassionato che è di, naturalmente di lettere, ma appassionato soprattutto di questa terra, ha messo insieme una bella storia di Irpinia raccontata attraverso documentazioni fotografiche che parte dai Romani, dai Sanniti, eccetera, ma che poi ci regala una cosa molto molto bella, un tesoro, un vero tesoro, che è la bellezza di Irpinia, le bellezze dell'Irpinia, le bellezze architettoniche, le bellezze ambientali, in questa storia di cinque volumi. Ecco, io ve ne faccio vedere soltanto uno, sono cinque volumi molto belli. Mi auguro che, come ha fatto già il presidente della provincia Biancardi, che ha voluto distribuire questi volumi negli infopoint che ha realizzato con il sistema Irpinia, io mi auguro che qualche preside, magari che il provveditore agli studi, il dirigente scolastico provinciale, si chiama così, gli venga, ecco, una voglia, la voglia di far studiare l'Irpinia nelle scuole irpine, almeno nelle scuole irpine. Può darsi che, conoscendo meglio questa terra, impareremo un po' tutti ad amarla di più. Alfonso Cuoppolo certamente ama molto questa terra. Dopo parliamo dei libri, Alfonso, però prima, così, velocemente, un poco di tratti della tua vita. 80 anni, possiamo dirli, già l'ho detto. Sì, Sono 80, sono 80. in realtà. Preside per molti anni, preside per 22 anni. 22 anni come preside ed è insegnante 20 anni di ruolo. Io 12 anni quale insegnante elementare, 4 anni quale insegnante di scuola media, professore di lettere e 4 anni ancora come insegnante di scuola superiore. Poi vinsi il concorso per preside a 127, poi concorso nazionale e da allora per 22 anni ho esercitato la mia funzione di preside. Di preside ed è stato, ci metto la firma mille volte, è stato un ottimo preside, lo conosco molto bene Alfonso, l'ho seguito tanto negli anni. Preside, completiamo, ad Ariano, a Frigento, ad Avellino, a Pietra dei Fusi, a Lacedonia, a Passo di Mirabella, qui devo sottolineare Passo di Mirabella perché insomma, ha dato i natali anche al sottoscritto, un ottimo preside. Ecco, però, Alfonso, ci stanno tanti presidi, ci stanno tanti professori, tanti maestri, tu hai cominciato facendo il maestro elementare, Sì. però non tutti, no? Come Alfonso Cuoppolo, quando ha frequentato le scuole medie, e all'epoca a Gesualdo, che è il suo paese, le scuole medie non c'erano ancora, la scuola media più vicina stava a Frigento, che cosa accadeva, Alfonso? Frughiamo un po' nei ricordi, che cosa Io accadeva quando hai dovuto lasciare le scuole elementari, perché erano finite, la quinta elementare, iscrizione alla scuola media. sostenni gli esami di ammissione a Frigento e ho frequentato per un anno a piedi Gesualdo Frigento. Ho frequentato la scuola media di Frigento. Ora, Gesualdo Frigento, per chi non conoscesse l'Irpinia fino in fondo, no? Ecco perché vi dico, studiamo l'Irpinia. Gesualdo Frigento sono 5 km all'andata e 5 al ritorno. Quindi il ragazzo Cuoppolo, il bambino Cuoppolo, Alfonso, quando aveva, che tenevi, 10 anni? 11 anni? 11 anni. 11 anni, si faceva col vento e con la pioggia e anche col sole ben 10 km al giorno per andare alla scuola media. Alfonso, partendo da questa esperienza, no? Mo lo chiedo al pedagogo, lo chiedo al preside, no? Un consiglio che si potrebbe dare a questi nostri ragazzi, che sono bravi figli, sono tutti bravi figli, rispetto a certi sacrifici, qual è il consiglio che possiamo, non certamente di ripetere certi sacrifici, andate col pullman, con l'auto di papà, con tutto quello che volete a scuola, però.
Però... amare la scuola, credere nella scuola, perché è una palestra di formazione ed è una palestra di vita. Però non finisce qua l'esperienza, perché poi sarebbe stato bello non sapere che finita la scuola media e dovendosi iscrivere alla scuola magistrale, perché non poteva fare diversamente, perché non ha, tu sei laureato in pedagogia. Perché l'istituto, il liceo c'era a Sant'Angelo dei Lombardi, ad Ariano oppure ad Avellino, e in quel tempo non c'erano mezzi di trasporto, bisognava risiedere in una di queste località, e purtroppo la mia famiglia non aveva il sostentamento, non aveva le energie economiche per potermi mantenere lì a soggiornare in uno di questi paesi, per cui scelsi la strada dell'istituto magistrale. Istituto magistrale di Fontana Rosa, c'era Frigento, io andai a Fontana Rosa perché c'era un gruppo di amici, e anche qui io a piedi Gesualdo Fontana Rosa ogni giorno 12 km al giorno, a piedi avanti e indietro, ma come me tanti e tanti amici, tanti e tanti compagni. Purtroppo a Gesualdo non tenevamo. Ecco, giustamente poi, insomma, bisogna dirlo, no? Rispetto a queste belle camminate a piedi, il destino di Alfonso Cuoppolo non è stato proprio cinico e baro, no? 5 chilometri all'andata e al ritorno, altri 5 al ritorno per Frigento, Fontana Rosa soltanto un chilometro in più, 12 chilometri comunque al giorno, andate e ritorno. Che bella storia, che bella esperienza. Senta, bei ricordi comunque. Ecco, poiché so per certo, perché mi sono informato, che a scuola, sia alle medie che alle magistrali, eri tra i migliori, la cosa che ti chiedono, ma insomma, uno che si fa a scuola media ancora, tutto sommato, ma alle magistrali comunque si studiava parecchio. Con 12 chilometri al giorno, sulle gambe, non era proprio semplicissimo, o no, Alfonso? Ma eravamo mossi da tanta volontà, da tante energie, anche intellettuali, per migliorare, per compensare i sacrifici dei genitori e per migliorare, per salire nel famoso ascensore sociale, come si dice, per migliorare le proprie condizioni economiche e soprattutto per dare soddisfazione ai genitori. Certo. Ma anche perché, dico la verità, io insomma ero in una realtà scolastica, entrambe le realtà scolastiche, dove veramente la cultura veniva amata, veniva fatta amare. Però le peripezie di Alfonso non finiscono mica qui, assolutamente. No, lui vince il concorso magistrale, a 18 anni hai vinto il concorso magistrale. A 20 anni. A 20 anni. 20 anni. Beh, a 18 di 6 diplomati, vince il concorso magistrale. Prima sede assegnata, qual era? Poggio Sannita, antica Caccavone, vicino Agnone, Alto Molise. Alto Molise. Ora, al di là del paese di Poggio Sannita, che non lo conosco, ma immagino che sia un paese bellino, come tutti i paesi in provincia di Campobasso, però anche qui c'è ancora quel destino poco cinico e poco baro, che ti fa un altro scherzo. A voi insegnanti dell'epoca, davano anche un alloggio dove andavate a scuola? Sì, nelle scuole rurali. Nelle scuole c'era rurali. Non solamente l'alloggio, ma c'era anche un vantaggio economico, perché c'era una progressione di carriera più veloce sotto l'aspetto stipendiale. Però appoggio, come si chiama sto paese? Poggio Sannita, scuola rurale vicino al fiume Sente, senza luce e senza acqua. Era quella scuola, ma allora non solo, è distante dal paese la scuola, la bellezza di 7 chilometri, che bisognava percorrere a piedi volendo andare in paese. E qui purtroppo devo dire, su richiesta del mio caro Franco Genzale, dice, ma tu studiavi? Io studiavo, ma con l'acetilene, servendomi dell'acetilene, perché non c'era luce elettrica. Studiavo perché intanto ero iscritto all'università a Salerno e quindi dovevo sostenere gli esami. Quindi, mentre insegnavi, studiavi, ti sei laureato, naturalmente guadagnando già da te la vita, anche perché non si poteva pesare sulle spalle di una famiglia che non era una famiglia nata ricca, o no?
film di commercianti, insomma, però sotto il profilo morale, sotto il profilo della rettitudine, niente da togliere. Ecco, di commercianti, attenzione, il papà di Alfonso era commerciante, però ad un certo punto, poiché era accaduto qualche cosa, che cosa accadde? La peronospera distrusse i vigneti. Quindi mio padre, che commerciava vino con i paesi del subappennino Daunio, non c'era più vino da commerciare. Allora poi teneva il carretto, per cui si trovò in crisi e per mantenere la famiglia fu costretto ad emigrare in Canada. In Canada. Bene, Alfonso, abbiamo raccontato così questo popo di vita tua, no? Di adolescente e di giovanotto. Per dire poi che cosa alla fine, che quando cominci a fare prima il professore e poi il preside, tutti i sacrifici fatti poi vengono a galla, c'è poco da fare, si capisce. Cioè, tu hai fatto il preside veramente in maniera ottimale, cioè, ovunque sei stato, lo dico come testimone per informazioni raccolte, ma anche perché ti conosco personalmente, sei stato apprezzato dovunque. Ecco, in ogni posto in cui sei stato. Ora, la domanda, Alfonso, che ti faccio è questa. Che cosa rimbianci o cosa ci sarebbe da rimpiangere della scuola di allora e che cosa invece dovremmo dimenticare della scuola di allora? Ma io devo dire, rimbianco i miei alunni. Ho un ricordo meraviglioso di tutti i miei alunni. E che cosa c'era da apprezzare? Che allora veramente la scuola era non solamente un luogo che dava cultura, ma era anche una palestra di vita. E lì, ecco, i rapporti relazionali con i compagni, il codice dei diritti e dei doveri, se posso dire codice, veniva rispettato. Ecco, ricordo questo. Ricordo anni meravigliosi in cui veramente imparammo a vivere. Sotto il profilo didattico, ieri come oggi entrambe le realtà sono di grande valenza, solo che ieri la parola del professore era qualcosa di magico, di sacro. Oggi invece online, ecco, le nozioni vengono impartite. Per cui, ecco, ieri però i professori, ecco, c'era questa scoperta continua del nuovo, questa avventura, direi così, per le acquisizioni culturali. Ecco, non è che oggi si è perduta, ma oggi risulta un poco più difficile. Oggi, ecco, bisogna essere, se potessi dire agli insegnanti, non bisogna viaggiare sul treno delle proprie conoscenze, ma bisogna essere, parlo per gli insegnanti, bisogna essere un poco, tenere a vista l'esplorazione, l'avventura, cioè far sentire l'alunno come uno che deve conquistare il sapere e soprattutto alimentare la curiosità e la meraviglia. Perché questo è molto importante, certo. E fare in modo che gli alunni si innamorino per il sapere. Senti, adesso busso, no? Busso virtualmente alla porta di casa tua e in punta di piedi entro in casa tua, nella tua casa virtuale, nella tua famiglia, per ricordare un po' velocemente, e comincerei per ricordare una persona naturalmente a te molto cara che è scomparsa 8 anni fa, tua moglie Letizia. Sì. Faccela conoscere, ma davvero con poche parole, pochissime parole. Mia moglie, ti prego, questa domanda mi pone tanta malinconia. Mia moglie era una donna eccezionale. Alfonso, qui puoi fare, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Puoi muovere, puoi fare quello che vuoi, senza donna, problemi, tranquillo. Ti fa soltanto onore. Tutto una donna questo. Eccezionale. Io le ho dedicato sia il libro, il tesoro nel cassetto, sia l'altro, questi 5 volumi, dove dico: vorrei che fossi ieri, per non abbracciarti oggi solo nel ricordo. Bene così. Poi, da questa bella signora Letizia, hai avuto 3 figli. Da chi cominciamo? Da Pasquale? Cominciamo dal maschio. Pasquale è attualmente ginecologo nell'ospedale di Ariano Irpino. No, diciamo anche che cosa fanno i figli,
Perché è sempre quello, no? Bravo, Il impegnato, percorso. bravo, impegnato, serio nelle sue cose. Questo devo dire di Si fa Pasquale. onore e ti dà onore, Pasquale ginecologo. I sacrifici poi hanno dato tanti bei frutti. Poi ci sono due ragazze, ormai signore, Enza, che è dirigente dell'INAIL a Sant'Angelo Attualmente dei Lombardi, sì, facente facente funzione funzione, dell'INAIL di Sant'Angelo, Enrica, laureata in lettere, Enrica che insegna ad insegna qui ad Avellino Avellino. lettere. Perfetto. Ora, questi tre figli hanno avuto la capacità di fare una cosa molto bella, no? Proprio per evitare che il nonno Alfonso potesse avere così qualche sentimento particolare per uno dei nipoti, te ne hanno piazzati due ciascuno, sei nipoti. Tu equamente hai Sì. distribuito l'amore e l'affetto tra i sei, o ci sta qualche Alfonso tra questi nipoti che No, non non c'è? c'è Alfonso perché normalmente Niente Sepponte per te, niente. figlio maschio, ha avuto due femmine, quindi non c'è Alfonso. Quindi, giustamente, no, poi le figlie femmine hanno dovuto cedere il diritto al marito. Vabbè, quindi non ci stanno Alfonso, purtroppo. Beh, possiamo sempre chiedere al ginecologo, insomma, chi meglio di lui, no? Di fare in maniera che il prossimo venga fuori un maschio. Bene, aggiungo soltanto che Alfonso Cuoppo è stato anche giudice conciliatore a Gesualdo, nominato dalla Corte d'Appello, sono cariche onorifiche che si danno. Bene, Alfonso, abbiamo soltanto 6 minuti a disposizione. Io in questi 6 minuti vorrei parlare un pochettino dei tuoi libri, no? Vado per volumi, così li facciamo conoscere in maniera veloce, ma io ripeto, mi auguro veramente con tutto il cuore che a qualcuno venga, a qualcuno che può, naturalmente, se potessi io lo farei ben volentieri, istituire lo studio dell'Irpinia attraverso questi volumi che sono gradevolissimi oltretutto nelle scuole elementari e medie. Nelle medie meglio ancora, meglio nelle medie che nelle elementari probabilmente, si ha più capacità anche di conoscenza, di approccio a questa meravigliosa terra che è l'Irpinia nonostante tutti i difetti che non vi stiamo qua a raccontare. Bene. Il primo volume è Irpinia mia meravigliosa, risorse paesaggistiche, naturalistiche ed enogastronomiche. Proprio a volo d'aquila dobbiamo andare velocissimi. Ecco, in questo volume tratti questa materia. Io vorrei Sì. sapere un tuo commento, eh? Come siamo messi in risorse paesaggistiche, naturalistiche ed enogastronomiche? Il Signore veramente ci ha dato tanto in merito. Noi diamo l'acqua a 6 milioni di persone ogni giorno, grazie ai nostri 5 acquedotti, acquedotti di grossa Poi portata. magari paghiamo la bolletta più noi che a Napoli, ma questo è un altro discorso. Vabbè, questo non ci interessa, non in questa sede. Non solo, non solo, noi abbiamo il 35% della nostra superficie è riservata e protetta da normative nazionali, europee e regionali, perché sono aree ecologicamente protette. Non è questo. Poi abbiamo che cosa? Abbiamo delle zone, delle aree particolarmente interessanti, come la Mefite, la Valle d'Anzando, come le bolle della Malvizza, il bosco Cuccoli di Bisaccia e altre realtà. Noi, questo per quanto riguarda l'aspetto naturalistico. Senti, facciamo un salto di un paio di migliaia d'anni all'indietro perché non abbiamo il tempo purtroppo per raccontare tutto, no? Il secondo volume di Irpinia mia meravigliosa è Note sull'Irpinia preistorica, sannitica e romana. Questo Siamo un popolo antico, eh? è un po' all'antica, perché qui non solamente io parlo di questo, ma poi ho fatto una ricerca e anche sono andato sui luoghi a visionare le testimonianze che noi abbiamo, e sono tante, significative, della preistoria. Noi non le valorizziamo. Poi per quanto riguarda questa Irpinia, la lunghissima lotta tra i Sannite e i Romani, durata 300 anni,
noi Irpini e quindi i Sanneti, noi siamo una delle tribù dei Sanneti, gente fiera, gente forte che non voleva sottomettersi a questo, alle normative dei Romani. Senti, ti faccio una domanda molto semplice. Ma qui questo è interessante perché io parlo dei tratturi, delle vie romane che teniamo, delle testimonianze che teniamo ancora del mondo antico, del mondo romano e del mondo sannita, ci dovremmo dedicare una settimana intera, non possiamo raccontarle, purtroppo. Irpinia mia meravigliosa, volume terzo. Senti, la domanda è, se volessimo visitare tutti i castelli, le torri e le altre cose, i borghi, le dimore di prestigio di questa nostra provincia, quanto tempo dovremmo spendere? Cioè, è molto ricca di borghi, di castelli. Per Dio, ho fatto una ricerca documentata, e l'ho detto pure là, che l'Irpinia rispetto alla superficie è la realtà italiana che contiene più castelli, perché questa è una posizione strategica la nostra. Era la strada di qui passavano i collegamenti tra est, da nord e sud, est e ovest, tra la costa adriatica e quella tirrena. Cioè, questa è una terra meravigliosa, lo dico con convinzione. Io, i borghi che teniamo noi, a parte il fatto di quelli paesaggistici come Calitri, come Gesualdo, non perché voglio essere campanilista, ma è la verità, abbiamo un centro storico meraviglioso. Poi non solo, borghi dove ci sono ancora rioni meravigliosi, parlo di Giudecca, parlo di Bagnoli, parlo di... Ma che, di Monte Calvo, rioni veramente meravigliosi. Parlo ancora di borghi che tengono le antiche porte. È un paradiso a cielo aperto. Alfonso, ti faccio una promessa. Organizziamo uno spazio per uno speciale di Irpinia TV per raccontare tutte queste cose, perché vanno raccontate, e tu hai memoria storica, ne hai scritte, eccetera, per raccontarle nel modo migliore. Purtroppo abbiamo un minuto e mezzo. Senti, io il volume quarto di Irpinia mia meravigliosa lo salto a piè pari, e ti dico anche perché. Perché parla delle risorse immateriali, di altri beni culturali, eccetera, però ci vedo sopra una foto del carro che non è, purtroppo, ecco, la faccio pure vedere proprio per generosità, è il carro di Fontanarosa e non è quello di Mirabella. E questo qua, questo non me lo dovevi fare. E le spiego perché. Però... Le spiego perché. Perché Fontanarosa è caduto il carro. Questo è il carro che hanno rifatto. E però è di Fontanarosa, non è di Mirabella. Io amo Mirabella, sono stato 6 anni preside a Mirabella, però vedi che io descrivo del carro di Mirabella. Metà della mia famiglia è fontanarosana, quindi scherzavo, non ti preoccupare, però per i mirabellani sarebbe un po' di... Senti, l'ultimo volume, il quinto volume di Irpinia mia meravigliosa, parla delle testimonianze di fede e di devozione popolare, anche questo molto molto interessante. Non abbiamo più tempo, purtroppo, ma almeno per citare gli altri due lavori letterari straordinari che hai fatto, Il gigante della collina, e qui immagino che tu ti riferisca alla storia di Carlo Gesualdo, Carlo quindi al Gesualdo, castello. Meraviglioso il nostro castello, straordinario. Questa persona straordinaria. E poi c'è Il tesoro nel cassetto, e la cultura. Ti prometto che lo divorerò, perché è una raccolta tua di riflessioni, di aforismi, di brani d'autore sui sentimenti e sui valori, leggo il sottotitolo, che danno senso e significato alla vita. Alfonso, io non posso che complimentarmi e ringraziarti con te, però con questa promessa parleremo, chiederò al nostro Manuele Marinelli, il collega, di inserire nella programmazione delle sue trasmissioni Studio 22 una bella, lunga chiacchierata con Alfonso, ma con tante belle immagini della nostra Irpinia che tu hai riassunto in questi volumi. Grazie. Grazie ancora ad Alfonso Cuoppolo, grazie a voi e arrivederci con la prossima puntata di Persone.